Una nuova fiamma per Cipollino. Dopo la traumatica fine del rapporto di Massimo Boldi con la compagna storica Loredana De Nardis, ora il comico milanese è di nuovo single ed è stato beccato dal settimanale Spi con Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello 5. Le foto che li ritraggono assieme denunciano divertimento e complicità tra i due, incontratisi all'interno di un ristorante milanese. Un Massimo Boldi di nuovo sereno, la Rega, oggi quarantenne, ha dichiarato proprio a Spin, in edicola a partire da venerdì, di averlo visto sereno e divertito e che è stato un bel primo incontro. La sua ex ogni tanto ha fatto qualche battuta, ma nulla di più. Era il Boldi che tutti conosciamo. Risate, buon umore e piacione, ma carino al punto giusto, e senza esagerare, ha raccontato l'ex Geffina. Massimo Boldi e Christian De Sica, il ritorno con amici come prima peraltro. Curiosando sul profilo Instagram dell'indimenticabile Cipollino, il quale tornerà a girare un film di Natale insieme con Christian De Sica in uscita a dicembre del 2018, parrebbe proprio che il coinvolgimento di Veronica Rega, e anche di Carolina Marconi, altra ex inquilina della casa di Cinecittà di recente vista in tenuta sexy per la sua squadra del cuore, la Roma, nella sua vita sia legato proprio ad Amici come prima, la pellicola che rinnoverà il sodalizio con De Sica dopo che lo stesso Boldi ha dichiarato in studio da Barbara D'Urso che la loro presunta litigata era completamente finta. Massimo Boldi, ancora single. In attesa di scoprire se quella con la Rega sia una relazione di tipo esclusivamente professionale oppure qualcosa di più, i fan di Boldi possono appunto consolarsi con la prospettiva del nuovo film del loro beniamino. Ma la figlia Manuela, parlando della situazione sentimentale del padre, proprio a Spi aveva detto: aspettiamo chi sarà la sua prossima conquista, perché il nostro Cipollino non starà fermo. Spero solo che la mamma dal cielo continui a vegliare su di lui e gli faccia trovare la persona giusta.